Le fratture nelle persone anziane, frequenti, frequentissime, soprattutto alla testa del femore. E gli ortopedici insistono su un concetto: bisogna operare il più presto possibile. Per quali ragioni e soprattutto con che risultati, vantaggi? Il professor Enzo Denaro insegna ortopedia all'Università Campus Biomedico di Roma. Allora, quali sono queste fratture così frequenti fra gli anziani? Le fratture d'anca o del collo del femore sono la maggiore causa di disabilità dei soggetti anziani e avvengono facilmente per la diminuzione della massa ossea dell'osteoporosi, che è tipica dell'età anziana, e soprattutto per la facilità di cadute che hanno questi soggetti. Sulla necessità di operare il più presto possibile, subito, perché? L'intervento va fatto il più presto possibile perché è il momento del trauma, il periodo del trauma è il migliore perché l'ammalato possa subire l'intervento, perché aspettando dei giorni tende a scompensarsi e andare incontro a complicanze di tipo cardiorespiratorio, circolatorio, decubiti, flebiti, embolie, eccetera. Ecco, la nostra sanità, i nostri ospedali, sono organizzati per fare subito questi interventi o piuttosto rallentano? Alcuni grandi ospedali che hanno i dipartimenti di emergenza sono organizzati per questo, altri invece bisogna sollecitarli perché si faccia. Addirittura ogni ospedale dovrebbe avere dei centri coordinati di geriatria e ortopedia, chiamate traumatologia geriatrica, dove fare questi interventi subito. Ma una persona anziana, molto avanti con l'età, riesce a reggere un intervento all'anca, per esempio, per mettere una protesi? Sì, perché innanzitutto la nuova anestesia riesce a fare anestesie periferiche che coinvolgono poco dal punto di vista generale. E se nelle migliori condizioni, diciamo, cardiorespiratorie, che è il momento del trauma, è il momento migliore per fare questi interventi.